La condanna all'ergastolo per Alessia Pifferi, che lasciò morire la figlia di fame e di sete. Le proteste di massa in Georgia contro il governo filorusso, pronto a varare una legge che potrebbe cancellare ogni forma di dissenso. E come è andato il primo salone del libro con una nuova direttrice dopo 7 anni. È martedì 14 maggio e di queste storie parliamo nella puntata di oggi di Giorno per Giorno, il podcast sui fatti più importanti per orientarsi nel mondo con le voci dei giornalisti del Corriere della Sera. E io sono Francesco Giambertone. È una sentenza giusta, signora. Deve pagare quello che ha fatto. Secondo lei si è pentita? Lei? Ma no. Non lo so. Se si fosse pentita mi avrebbe detto scusa mamma di quello che ho fatto. Invece neanche questo ho fatto. Secondo Maria Sandri, la donna che avete ascoltato, la condanna all'ergastolo che ieri ha ricevuto sua figlia dalla Corte d'Assise di Milano è una pena giusta. Sua figlia è Alessia Pifferi, la donna di 38 anni che nel luglio 2022 lasciò morire di stenti la propria bambina Diana, di 18 mesi, abbandonandola per 6 giorni da sola in casa a Milano, senza avvisare nessuno, per andare in vacanza con il compagno in provincia di Bergamo. Luigi Ferrarella, cronista di giudiziaria che ha seguito il processo per il Corriere della Sera, proprio dal tribunale mi ha raccontato in che modo si è arrivati a una sentenza così dura, che ricalca in pieno la richiesta della procura. L'ergastolo dipende sostanzialmente da 2 fattori. Uno è la consulenza psichiatrica affidata d'ufficio dalla Corte d'Assise al perito Elvezio Pirfo, che ha concluso per la capacità di intendere e volere di Alessia Pifferi. Il secondo fattore è il tipo di reato che la Corte ha scelto per questa vicenda, quello di omicidio volontario, nel presupposto cioè che Alessia Pifferi non, come sosteneva la difesa, avesse compiuto un abbandono di minore dal quale eventualmente potesse essere dipesa la morte, ma che avesse avuto invece il dolo diretto di lasciare morire sua figlia. Quindi un omicidio volontario vero e proprio, che secondo il PM Francesco De Tommasi era un modo col quale la madre sostanzialmente avrebbe lasciato al destino decidere quello che lei non avrebbe avuto il coraggio diretto di fare. Su questo, accusa e difesa si sono molto confrontate in questi mesi, a partire da un quadro clinico di Alessia Pifferi che sicuramente presenta alcuni problemi. Tali, secondo la difesa, da inficiarne la capacità di intendere e volere, soprattutto in ragione di un deficit cognitivo e di una incapacità di provare empatia per le altre persone. E tali invece, per il perito dei giudici, da non raggiungere comunque la soglia della incapacità di intendere e volere. Su queste basi la sentenza è diventata un fatto aritmetico. L'omicidio volontario, come è stato ritenuto dalla Corte, prevede una pena tra i 21 e i 24 anni, che può diventare ergastolo in presenza di un aggravante. Qui l'aggravante era insita nel fatto in sé, perché è un aggravante uccidere un proprio discendente diretto, ed è stato ritenuto che ci sia stata anche la premeditazione. A Pifferi, che ha detto di non aver mai saputo chi fosse il padre di Diana e di avere scoperto di essere incinta quando la bimba nacque all'improvviso e prematura, non sono state concesse neanche le attenuanti generiche. Così quindi si è arrivati all'ergastolo in primo grado. Questo processo, mi ha raccontato Luigi Ferrarella, è stato seguito in modo quasi ossessivo da alcuni media, che nel corso delle udienze avrebbero in qualche modo giocato un ruolo. Per esempio, è stata clamorosa l'inversione dei ruoli che si è verificata quando l'imputata, difesa dall'avvocato Pontenani, Alessia Pifferi, ha deciso di rendere dichiarazioni spontanee mentre in aula c'erano 13 telecamere con alcuni inviati che addirittura trasmettevano l'udienza in diretta collegata con gli studi delle proprie trasmissioni. Le ha iniziate dicendo: e voglio che tutta Italia sappia che è anche lei signor giudice, ma anche lei signor giudice era in seconda battuta, perché in realtà lei si stava rivolgendo a tutta Italia che vedeva collegata in televisione. Così come in un'altra situazione ha per esempio fatto riferimento al fatto di aver preso consapevolezza delle proprie problematiche di natura mentale
non quando era giovane, perché dice non aiutata dalla sua famiglia, ma soltanto adesso che ha detto ho capito alcune cose guardando la televisione, cioè facendo riferimento alle tante puntate di trasmissioni televisive che parlavano dei suoi problemi cognitivi nelle varie appunto trasmissioni. In questa storia c'è stato anche un caso anomalo di indagini a carico delle psicologhe che stavano seguendo Alessia Pifferi. A gennaio, infatti, era emerso che, in modo parallelo al processo, stava succedendo qualcos'altro. Uno dei due PM che in quel momento conducevano il dibattimento, ma a insaputa dell'altro PM, che per questa ragione si è molto risentito e si è ritirato da quell'inchiesta, aveva intercettato due psicologhe del carcere di San Vittore che avevano avuto a che fare con Alessia Pifferi e le aveva indagate insieme alla stessa avvocata di Pifferi, Alessia Pontenani, nel presupposto d'accusa che le due psicologhe avessero creato con un uso scientificamente non corretto di alcuni test psicodiagnostici le condizioni base affinché l'avvocato potesse chiedere e ottenere in corte d'assise una perizia psichiatrica appunto sullo stato mentale dell'imputata. Questa vicenda ha portato a uno sciopero degli avvocati milanesi il 4 marzo per quella che hanno giudicato un'ingerenza e una lesione del diritto di difesa. Che abbia avuto o meno effetto sul processo è quello che esplicitamente pensa ovviamente l'avvocato difensore, che anche ieri pomeriggio dopo la sentenza ha ripetuto che a suo avviso aveva molto pesato questa inchiesta parallela anche sull'esito della perizia d'ufficio. Io non credo questo, anche se indubbiamente è vero che una situazione così peculiare non si era mai verificata, diciamo, negli ultimi tempi. Dopo la sentenza di ieri, la difesa di Alessia Pifferi ha già annunciato che farà ricorso in appello, puntando a ottenere nuove perizie che dimostrino l'incapacità di intendere e volere della donna, la quale, in queste udienze, è stata protagonista anche di un durissimo scontro con la propria famiglia d'origine. Perché si è creata una situazione nella quale sua sorella e sua madre si sono costituite parte civile contro di lei. Lei nel corso del processo, sia in proprio sia nel ring dell'avvocato, ha sostanzialmente ribaltato sulla propria famiglia, in particolare sulla madre e la sorella, e in particolare ancora di più sulla madre, tacciata di non essere intervenuta quando lei avrebbe asseritamente chiesto aiuto in passato, la responsabilità, diciamo, della propria deriva esistenziale. Dinamica che di volta in volta ha scatenato queste situazioni per le quali ad ogni interruzione di udienza si creavano capannelli di televisioni che o andavano a sentire l'avvocato di Pifferi che parlava male della famiglia di Pifferi o che andavano a sentire madre e sorella di Pifferi che parlavano male di Pifferi. Diciamo un annesso e connesso di questa vicenda molto particolare. Tra domenica e lunedì decine di migliaia di persone, 50.000 secondo le autorità, ma forse anche quattro volte tanto, si sono radunate davanti al Parlamento di Tbilisi, capitale della Georgia, sventolando bandiere dell'Europa e intonando cori contro la Russia. Nel mirino della protesta da settimane c'è la proposta di legge del governo sui cosiddetti agenti stranieri e che somiglia molto alla legge con cui Putin ha quasi cancellato il dissenso in Russia. Prevede che i media e le organizzazioni non governative che ricevono almeno il 20% dei propri fondi dall'estero debbano registrarsi come entità che perseguono gli interessi di una potenza straniera, quindi di fatto autodenunciarsi. Se non possono fare a meno di questi fondi, devono chiudere, come è accaduto a moltissime realtà in Russia. Irene Soave, della redazione Esteri, mi ha raccontato come questa vicenda sta evolvendo in modo sempre più preoccupante. I georgiani protestano da settimane e dei primi di maggio una dichiarazione di Ursula von der Leyen che dice di guardare con preoccupazione alla repressione violenta delle proteste in Georgia, represse con violenza ma non si fermano. La notte tra domenica e lunedì moltissimi manifestanti sono rimasti a dormire di fronte al Parlamento, anzi a non dormire di fronte al Parlamento, per aspettare i deputati che entrassero lunedì mattina.
Questa settimana la legge, ha detto il primo ministro, sarà comunque portata avanti. Anche ieri la polizia ha usato cannoni ad acqua, manganelli e lacrimogeni contro i manifestanti, che pure avevano protestato in modo pacifico per tutto il tempo. Ma la legge sulla trasparenza dei presunti agenti stranieri passerà al Parlamento georgiano, con tutta probabilità già oggi. La vuole il governo, che l'aveva già proposta nel 2023 ed era stato accolto con tali proteste che l'aveva per il momento sospesa. La vuole il Parlamento, che ha come maggioranza il partito Sogno Georgiano, nato come filo occidentale, in realtà pesantemente, se così si può dire, infiltrato da elementi filorussi che infatti per esempio hanno spinto i suoi esponenti a votare contro le sanzioni alla Russia di Putin. Cosa succede una volta che questa legge passa? Ogni organizzazione politica, ogni mezzo di comunicazione che riceva dall'estero più del 20% dei finanziamenti di cui si avvale dovrà denunciarli e ridimensionarli. Cosa succede invece all'estero? La Georgia da dicembre 2023 ha lo status di paese candidato all'Unione Europea e già molti funzionari della UE si sono espressi in questo senso, dicendo che le chance di entrare nell'Unione Europea con una legge del genere sono nulle. Come sappiamo, i paesi che desiderano entrare nell'Unione hanno degli standard elevati in termini di stato di diritto e di anticorruzione da rispettare, e questa legge ovviamente va in senso totalmente contrario. Come in molti stati democratici, anche in Georgia esistono pesi e contrappesi, e quindi c'è un'autorità che in teoria potrebbe bloccare la legge, ma che probabilmente non ci riuscirà. Questa legge potrebbe essere ancora fermata dal capo dello Stato, che ha diritto di veto e che ha detto di essere intenzionata a fermarla, però ha una maggioranza parlamentare talmente alta a sostenerla che è possibile per i sostenitori di questa legge, per il governo che la metterà in pratica, aggirare anche il veto presidenziale. Insomma, non sembra che la norma possa essere fermata, anche se le proteste dei georgiani stanno montando di settimana in settimana e non è chiaro dove porteranno. Di sicuro l'andamento di questa storia ha ricordato a molti analisti quello che oltre un decennio fa accadde in Ucraina. Ci sono appunto analisti che vedono ad esempio nelle proteste filoeuropeiste che in Georgia vanno avanti da quasi un anno a intermittenza e nelle ultime settimane sono costanti, un parallelo con le proteste che nel 2013 accesero l'Ucraina di Euromaidan. Le proteste si concentrarono soprattutto a Kiev ed andavano contro una decisione del governo filorusso, che poi fu cacciato, di fermare un patto di libero scambio con l'Unione Europea. Quindi erano proteste europeiste. Cosa è successo in Ucraina? Poi lo vediamo. C'è stato quindi un moto popolare di tipo europeista, concentrato soprattutto nelle città e nella capitale, e c'è stato poi un attacco a questo afflato piuttosto netto, a partire da focolai separatisti, da repubbliche autoproclamate come per esempio il Donbass e dall'invasione della Crimea. E anche in questo caso le somiglianze con l'Ucraina esistono. Anche in Georgia esistono delle repubbliche indipendenti autoproclamate come l'Abkhazia, che soltanto la Russia riconosce e che dal 2008 la Russia sta militarizzando in modo pesante, avendo addirittura deliberato recentemente la costruzione di una base navale sul Mar Nero, quindi una specie di nuova Crimea. Il paragone dunque sta in piedi, ma per fortuna o purtroppo lo scenario tutto intorno è molto cambiato. Per capire che strada prenderà davvero la Georgia, dovremo aspettare. Le situazioni internazionali sono molto diverse. L'Europa del 2013 e la Russia del 2013 non erano in un conflitto aperto come lo sono ora. I tipi di infiltrazioni russe nella politica europea e dei paesi cosiddetti satellite erano meno noti, meno evidenti. Dunque le carte sul tavolo sono solo parzialmente le stesse di qualche anno fa e bisogna vedere. Si è conclusa ieri la 36esima edizione del Salone del Libro di Torino, la prima diretta da una donna, Annalena Benini, dopo 7 anni in cui a dirigere la fiera era stato Nicola La Gioia.
Il tema scelto quest'anno era la vita immaginaria, e anche questo ha un legame con il genere femminile, visto che proprio così si intitolava una raccolta di saggi di Natalia Ginzburg, pubblicata esattamente 50 anni fa. A Torino, per il Corriere, c'era anche Jessica Chia, della redazione Cultura, che per raccontarmi di questo salone nuova versione è partita dagli ospiti più importanti. Abbiamo avuto prima di tutto Salman Rushdie, che ha presentato Il coltello, il suo nuovo romanzo pubblicato da Mondadori, e che ha dialogato anche con Roberto Saviano. E la lezione inaugurale è stata tenuta da Elizabeth Strout, anche questo proprio in linea con queste autrici donne che sono state un po' le protagoniste di questo salone. È stata presentata anche l'Italia, che sarà paese ospite d'onore alla Bookmesse di Francoforte a ottobre, e sono stati dati i primi nomi di autori italiani che saranno presenti appunto a Francoforte. Oltre a Claudio Magris e a Dacia Maraini, che erano già stati annunciati come due tra gli autori di punta che saranno appunto a Francoforte, i tre nomi che sono stati fatti sono quelli di Anna Giurikovic Dato, Maddalena Fingerle e Alice Urciuolo, che sono tre giovani scrittrici italiane nate tutte dopo il 1988, perché è l'anno in cui l'Italia partecipò l'ultima volta a Francoforte. Al salone sono stati anche resi noti i dati sull'andamento dell'editoria italiana. A darli è stata l'Associazione Italiana degli Editori, l'AIE, che ha fatto un bilancio di questi primi 4 mesi del 2024. Sostanzialmente, diciamo, le cose fondamentali che sono uscite sono che in questi primi mesi c'è stato un boom di vendite di autori italiani. Infatti nella classifica tra i primi 10 libri più venduti sono tutti italiani, tranne uno straniero, che è Joël Dicker. Il primo posto è a nome di Gianrico Carofiglio. Un altro dato che è emerso è che dal 2019 tutti i bestseller che sono stati venduti in Italia sono di autrici italiane. I libri scritti dalle donne italiane sono cresciute del 48,7%. Il dato negativo, che riguarda sempre questi primi 4 mesi dell'anno, riguarda invece una flessione del mercato che ha toccato il meno 2,2%, però insomma l'AIE ha rassicurato sul fatto che ancora è presto per fare un bilancio, diciamo, su come sono andate le vendite su quest'anno. Sempre legato al tema delle autrici femminili, c'è stato anche un boom del romance, che complessivamente ha venduto un più 9,3%. Si tratta appunto di un genere di narrativa scritto soprattutto da autrici donne e che ha al centro soprattutto temi legati ai sentimenti. C'è da dire che questo salone ha dato moltissimo spazio ad autrici romance, con un seguito incredibile. La sezione romance, che è una delle 7 sezioni tematiche in cui è stato suddiviso questo salone, è stata curata da Erin Doom, autrice del Fabbricante di lacrime, e tantissimi giovani, tantissimi adolescenti hanno seguito gli incontri con queste autrici. In particolare sabato c'è stata Felicia Kingsley, che ha creato delle code incredibili nel padiglione dedicato agli incontri per bambini e ragazzi, durate anche più di un'ora. E anche i numeri delle vendite hanno confermato l'interesse per questo genere, soprattutto da parte dei più giovani. Proprio loro sono stati la categoria di visitatori in maggiore aumento rispetto alle edizioni precedenti, di un salone che quest'anno ha fatto registrare 222.000 ingressi e che, come sempre, ha avuto il picco di afflussi nel weekend. Il record sabato mattina, quando sono entrate 10.000 persone nei primi 40 minuti di apertura. Sabato però è stato anche il giorno dell'unico vero momento di preoccupazione legato a possibili contestazioni. Un presidio a sostegno del popolo palestinese, che si era riunito fuori dal Lingotto, si è avvicinato all'ingresso della fiera per chiedere un confronto con il gruppo dirigente del salone. In un primo momento i manifestanti sono stati respinti dalla polizia, anche con l'utilizzo di manganelli. La notizia degli incidenti ha indotto alcuni espositori e ospiti, tra cui il fumettista Zero Calcare, a uscire e a incontrare i manifestanti. In realtà, Zero Calcare, ma in verità noi qua siamo una nutrita sia da questa parte che dall'altra parte di Tornelli, gruppo di persone che chiaramente hanno a cuore quello che sta succedendo in Palestina e che non potevano continuare il loro lavoro facendo finta di niente mentre succedeva questa cosa qua fuori. Dopo un incontro con il presidente del salone Silvio Viale, l'amministratore delegato Piero Crocenzi e la direttrice Annalena Benini, una delegazione di 5 persone è stata autorizzata a entrare con Zero Calcare e si è fermata davanti ai gradini dell'ingresso.
una problematica che quindi ha lasciato poche tracce. Secondo Jessica Chia, invece, sono due i personaggi che più di altri hanno lasciato il segno in questa edizione del Salone del Libro. Sicuramente uno degli autori che ha creato un'attesa, quasi due ore di coda, è stato Joël Dicker, che è l'autore francese bestseller, e c'erano persone che si sono messe in coda accampate in qualche modo, no? Quasi come se fosse un concerto. Ha avuto anche un grande successo Gli incontri di Elena Cecchettin, che domenica rappresenta al Salone, ed era anche insieme al padre Gino Cecchettin, che è venuto a presentare il libro che ha dedicato alla figlia Giulia, che è stata uccisa l'11 novembre dall'ex fidanzato. Elena è stata seguita da molti giovani, c'era un pubblico di sia ragazzi che ragazze, che è di circa 20 anni, che l'hanno incontrata e le hanno fatto delle domande. Lei ha parlato, insomma, della violenza contro le donne, ha parlato del suo dolore, di come ha vissuto la morte di sua sorella, e ha voluto lasciare un messaggio importante per quanto riguarda la questione della denuncia delle violenze. Dal palco ha spiegato che, oltre a denunciare, diciamo, le autorità competenti, sarebbe molto importante fare rete tra le persone e denunciare le violenze tra amici, parenti, attraverso i social, per poter isolare le persone violente, dato che a volte purtroppo non basta, ecco, nemmeno una denuncia ufficiale. Il gran numero di persone accorso ad ascoltare Elena Cecchettin è, per Jessica Chia, indicativo anche dello stato di salute dell'editoria italiana, stando almeno a quanto si è visto al Salone del Libro di Torino 2024. Mi sembra che sia un mercato ancora vivo, sicuramente non siamo il paese in cui si legge di più, però quello che mi ha dato speranza è vedere così tanti ragazzi, vedere l'arena dedicata ai più giovani sempre piena, e questo penso che sia un dato che ci dà in qualche modo una speranza sul futuro, no? Perché comunque, se tantissimi giovani hanno affollato questo luogo, vuol dire che c'è una strada che va verso un futuro positivo per la lettura. Grazie per averci ascoltato anche oggi, e grazie a Jessica Chia, Irene Soave e Luigi Ferrarella. Noi, come sempre, ci risentiamo domani con un nuovo episodio di Giorno per Giorno. Giorno per Giorno, il podcast quotidiano del Corriere della Sera, a cura di Francesco Giambertone. Coordinamento di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese. Editing di Manuel Iannuzzo. Montaggio di Federico Caruso, Giacomo Vaghi e Giorgia Venturi.